Alla 60esima edizione della Fiera della Casa, nella Piazza Energia, realizzata dall'ANEA, l'Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, sono stati decine di migliaia i visitatori che hanno avuto l'occasione di conoscere da vicino i moderni veicoli ecologici, i pannelli fotovoltaici, strumenti per monitorare i consumi, le caldaie a condensazione e per informarsi sulle ultime offerte per ridurre, se non annullare, i costi in bolletta. In molti hanno poi aderito alla sfida Domino, grazie alla quale è possibile monitorare i consumi installando spine intelligenti su elettrodomestici, ricevendo contemporaneamente validi suggerimenti per ridurre gli sprechi e risparmiare in bolletta più di 50 euro l'anno. La sfida organizzata nell'ambito dell'omonimo progetto, che vede la partecipazione di 1200 famiglie della città metropolitana di Napoli e altrettante di Berlino e Bruxelles. Casa Green è un progetto che nasce dall'incontro di tre professionisti che hanno esperienze in settori diversi tra loro e hanno avuto l'intuito di generare un kit. Questo kit ha la velleità di abbattere i costi della bolletta fino ad azzerare naturalmente i costi stessi. Il nostro target sono tutte le famiglie italiane, tutte quelle famiglie naturalmente che hanno interesse e volontà non solo di abbattere i costi, ma anche di generare risparmio che può occorrere naturalmente per qualunque altro tipo di necessità. La nostra mission quindi è quella di voler insegnare, voler dare uno strumento per insegnare alle famiglie a ottimizzare i consumi e quindi a generare un'opportunità di risparmio economico concreto. Io sono un inventore napoletano, quindi ho fatto alcuni brevetti e ho visto che funzionano e allora intendo metterli a disposizione del pubblico. Tra questi ci sta la maniglia, soprattutto le donne hanno il problema del trasporto quotidiano. Quindi quando uno ha una cattiva abitudine, per esempio il fumo, sul momento non si accorge del danno. Poi dopo un certo tempo il medico dice: guardi, lei ha le mani deformate perché ha portato dei pesi con delle maniglie pieganti, perché la busta della spesa piega tutta la mano e quindi ha questo effetto. Quindi la maniglia invece da trasporto consente di portare più comodamente, ma soprattutto in modo più igienico, perché il peso si distribuisce sulla mano, che mantiene una forma anatomica. Quindi è una cosa importante, infatti sarà venduta in farmacia. Adesso noi qua la facciamo vedere così per farla conoscere, ma sarà proprio venduta in farmacia come presidio preventivo ortopedico. I maschi invece, che spesso vanno in barca, fanno imprese varie, traslochi eccetera, ne hanno un vantaggio perché la maniglia consente di prendere anche gli oggetti legati, quindi oggetti molto pesanti, questa resiste oltre 50 kg. La panchina invece è una panchina che consente di mantenere il proprio posto auto o di impedire il parcheggio di macchine ostili davanti al proprio garage, nel viale privato, eccetera. Quindi è una panchina che ha la chiave, per cui diventa una sogliola quando deve liberare lo spazio, e invece diventa una panchina bella robusta quando invece lo deve occupare. Come hobby ho quella di produrre biciclette ad altissima tecnologia, soprattutto di altissima potenza. Le nostre biciclette di alta potenza hanno un limitatore di questa, in modo da poter rientrare nei limiti di legge. Ovviamente queste bici, appena vengono usate in fuoristrada o insomma in percorsi proibitivi, si può settare la potenza superiore e raggiungere anche velocità molto molto elevate. Una bicicletta di queste costa mediamente dai 70 ai 100-110 euro all'anno, compreso l'elettricità dei 40-50 km al giorno che uno può fare. Siamo della Cassa Energia, partner di Eni, ci occupiamo di acquisizione di contratti di gas e luce. Siamo qua in fiera per proporre i prodotti di Eni, che è la LED per casa, la polizza salva impianti, il nostro marchio per quanto concerne l'installazione di condizionatori, installazioni di caldaia, scaldacqua, il marchio Energas, marchio apprezzatissimo dalla clientela italiana.
è possibile avere la detrazione del 50% con finanziamento Findomestic. Cosa state proponendo a Fiera della Casa? Ci stiamo impegnando a informare pienamente tutti i presenti e partecipanti di quelle che sono le condizioni di fornitura assolutamente libera e trasparente delle utenze domestiche e business. Ci stiamo anche preoccupando di informare quelli che sono i costi di manutenzione e gestione dell'impianto di riscaldamento. Essendo azienda Total Trade, azienda MG Energia, pluriennali presenti nel settore, da sempre esperti di manutenzione e forniture. Noi siamo un'impresa innanzitutto che fa impiantistica elettrica e termoidraulica, però dal 1992 ci interessiamo di tecnologie rinnovabili e qui in occasione della Fiera della Casa abbiamo presentato impianti solari termici e impianti per la produzione di acqua calda per uso sanitario e impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, dove abbiamo delle offerte particolari, ma innanzitutto il nostro scopo è quello di divulgare di più il concetto di utilizzare energie rinnovabili per far sì che innanzitutto ci creiamo un notevole risparmio e inoltre praticamente lasciamo a chi viene dopo di noi praticamente un mondo sicuramente un poco più pulito. In occasione della Fiera della Casa 2017, 60° anniversario, ad esempio abbiamo esposto il solare termico, no? Dove praticamente vengono, grazie al conto termico che sono 2.0, che sono dei contributi europei, vengono dati dei contributi a fondo perduto e noi praticamente con una piccola spesa da parte del cliente noi gli facciamo un intervento di efficientamento energetico. Sul fotovoltaico noi trattiamo prodotti, quindi impianti che producono energia elettrica, prodotti sempre di alta qualità. Ovviamente tutti i prodotti certificati sia per i termici che per i fotovoltaici. Siamo un'azienda che sono circa 10 anni che si occupa di efficienza energetica, di fotovoltaico, di solare termico, di pompe di calore. Allora, noi qui alla Fiera della Casa abbiamo proposto sostanzialmente due novità. La prima novità è quella di un impianto fotovoltaico modulabile. Modulabile vuol dire che il cliente sostanzialmente sceglie lui il tipo di fascia di impianto che vuole, può scegliere il tipo di pannello, può scegliere l'efficienza del pannello, in tal modo lui può avere la libertà praticamente di decidere quanto spendere di meno o di più a seconda, diciamo, del tipo di garanzia che vuole sul pannello o del tipo di efficienza che lui decide di installare sul pannello fotovoltaico. La seconda novità che stiamo proponendo è lo stesso impianto fotovoltaico si può addirittura avere con un sistema di accumulo totalmente indipendente dalla rete, quindi un impianto sostanzialmente isolato che riesce a soddisfare le esigenze di un'abitazione di 3, di 4, di 5 o di 6 kW più o meno. Siamo qui in fiera per promuovere appunto il noleggio delle moto e degli scooter, ma anche della vendita, soprattutto delle moto dell'azienda che promuoviamo, della Honda. Pubblicizziamo questa nuova fusione del noleggio e di Honda Palace, che sta a Napoli, a Via Nuova Poggereale, il Palazzo dell'Honda, mentre con la sede del noleggio siamo a Cercola, al Corso Domenico Riccardi 195. Stiamo riscontrando un buon successo in fiera, sia col noleggio che con la vendita. La nostra azienda si occupa di risparmio energetico e rinnovabili con prodotti innovativi nostri con bassissimo tempo di recupero dell'investimento. La serie di dispositivi smart, quindi smart light e smart therm, sono dispositivi che abbattono anche del 50-70% i consumi rispettivamente nei settori illuminazione e riscaldamento. Per rispondere anche alle esigenze delle famiglie, che poi è il cliente fondamentale, diciamo, della Fiera della Casa, abbiamo anche portato dispositivi per la regolazione di carica, quei sistemi di accumulo modulare per fotovoltaico. Sistemi che hanno come caratteristica fondamentale l'ottenimento dell'autonomia energetica, quindi l'azzeramento della bolletta elettrica, dell'energia elettrica in soli 3 anni.